Allora, seconda parte, mi sono messo sotto, all'interno sotto una metro per pulire la macchina almeno dalla pioggia, adesso torno verso la stazione perché si è alzato pure il vento, non si riesce neanche a girare, purtroppo la giornata è così, brutta giornata. Dietro di me, come vedete, ci sono turisti con una guida che gli spiega, gli sta spiegando com'è la zona sicuramente. Adesso vediamo un lato di strada di Shizuoka fino alla stazione, poi andremo a pranzare e poi cercherò di vedere qualcosa dall'altra parte. Tutti i turisti sono questi, una con bella comitiva. Questa è un'altra via interna, ma io prendo l'altra perché mi sembra più bella da vedere. Shizuoka rosso, mettiamo il verde. Ho fame, ancora non sono riuscito ad andare a mangiare il sushi da Genki Sushi, volevo provare anche il sushi da, da quello famoso, come si chiama? Non mi ricordo, come mi viene in mente, ve lo dico. C'è il pesce. Cercando, è difficile di dare con... quando c'è vento e poi ci piove anche, ma speriamo smette. Abbiamo ancora 10 giorni da fare qui in Giappone, girare così è brutto. Il mio amico si è incavolato che se ne vuole stare in albergo, l'ho portato qui a forza, quindi ora diventa verde. Ok, è verde, andiamo avanti fino alla stazione di Shizuoka. Allora, se riesco a passare, perfetto, ce l'ho fatta, la stazione davanti a me, il Daily Yamazaki è un'altra delle tante catene di supermercati che ci sono qui in Giappone. Questa è la tettoia, è una fermata del Pullman addobbata per Natale, che hanno messo le luci, ci sono dei Pullman parcheggiati come vedete. Il ristorante. Questo sarà un ristorante di pesce, a base di pesce. Guardate che bello. Bellissima l'entrata, l'ingresso. Vari menù. Qui c'è un altro ristorante. Costa anche poco mangiare in Giappone anche per questo motivo, perché è pieno. È pieno di ristoranti, Ah, per fortuna qua ci sono tante tettoie, vieni. Allora è verde, quindi passo il semaforo, vedete? È verde. Un mare di persone qui, cerco di... Scusate se il filmato è ballerino, ma tra pioggia, vento, persone in mezzo che devo stare attento a non urtare nessuno. Bello questo ristorante. Il pesce? Guardate. Molto bello. Momura, non so cosa sia. Anche di là il traffico è un po' intenso, siamo comunque in centro, dovrebbe essere il centro questo. Questo cos'è? Un centro commerciale? Sembra proprio di sì. Sì, sì. 8 piani, c'è un po' di tutto. Spesso in questi centri, questo invece
È un'agenzia di viaggi? È la prima che vedo. Magari ne ho viste altre, ma non ci ho fatto caso. È un'agenzia di viaggi. E spesso nei centri commerciali qui in Giappone, quelli grandi, hanno un piano dedicato solo ai ristoranti, pieno, pieno di ristoranti. Guardate questa bella stradina. Vabbè, c'è poco. C'è poco, ora sono quasi davanti alla stazione di Shizuoka. Recupererò il mio amico e andremo a mangiare. Vedete quanti ristoranti anche qua, un altro. Qua si accederà alla metro, credo. Ennesimo ristorante. Due ragazze che non vogliono farsi inquadrare. Si sono messi a lato. Allora, manca ancora mezz'ora all'appuntamento. Mi ho visto una cosa che voglio andare a controllare. E adesso vado, sono davanti alla stazione. E vado un attimo a vedere, poi gli dico, eventualmente se è interessante ve lo filmo. Giornataccia, filmato bagnato, io sono lavato, ho l'ombrello ninja, guarda, con la spada, forma di katana. Va bene, vi saluto e ci vediamo con nuovi video qui da Shizuoka. Vado a controllare questa cosa che ho visto e poi vi faccio eventualmente sapere. Quindi per ora vi saluto, vi ricordo la mia pagina Facebook, Japan Otaku Paradise, in Giappone nel cuore, e su YouTube, iscrivetevi, mi raccomando. Ciao da Shizuoka!